Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Natale è alle porte, quindi è tempo di fare qualche preparazione natalizia. Il prodotto per eccellenza che rappresenta il Natale naturalmente è il panettone. Non faremo la classica versione, ma lo faremo con il cioccolato e le mandorle. Chi mi segue sa già che io preferisco fare tutti gli impasti a mano proprio per dare l'opportunità anche a chi non ha una planetaria o un'impastatrice di fare gli impasti a casa, riusciti in modo bene. In questo caso però è necessaria una planetaria o un'impastatrice, proprio perché l'impasto del panettone è un po' difficile da fare a mano. Volendo si può fare pure, ma il risultato non sarà uguale a come quello fatto con un'impastatrice o una planetaria. Partiamo con la preparazione del primo impasto. Per fare il panettone dobbiamo fare due impasti. Si parte con il primo impasto, ci sono tutti gli ingredienti del panettone, tranne le sospensioni, cioè la cioccolata e le mandorle. Partiamo dalla farina, tutta, e spezzettiamo il lievito madre dentro. Se proprio volete, potete farlo anche con lievito fresco, però il lievito madre in questa ricetta è molto importante. Vi lascio il link qui in alto del mio video del lievito madre, come iniziarlo da zero fino alla fine, anche se adesso farlo ora è un pochettino tardi perché necessitate almeno un mesetto e mezzo. Ok, detto ciò, abbiamo messo quindi la farina e il lievito madre. Adesso mettiamo l'acqua tutta e facciamo partire la planetaria. Velocità non troppo alta. Raggiunta questa consistenza, quindi impasto formato, mettiamo lo zucchero. Lo facciamo assorbire, dopodiché mettiamo i tuorli. Assorbito lo zucchero, quindi giusto 2-3 minuti, mettiamo i tuorli. Dopo aver messo i tuorli e aspettato circa 10-15 minuti, l'impasto si presenta in questo modo, sembra un po' liquido. Non vi preoccupate che col burro si riprenderà. Nel frattempo abbiamo alzato un pochettino la velocità, adesso quando andiamo col burro la abbassiamo di nuovo e mettiamo il burro a pezzetti, metà del burro. Assorbita la prima parte di burro, mettiamo la restante parte. Come vedete l'impasto si presenta in modo diverso, già rimane più attaccato al gancio e inizia un pochettino ad incordarsi. Casomai aiutatevi con una spatolina a far assorbire il burro dalle pareti. Ogni tanto potete pure bloccare la macchina e dare una sistemata all'impasto in modo che aiutiamo un po' la planetaria. Non è un'impastatrice, quindi ha bisogno di una mano. E ripartiamo. Dopo 28 minuti l'impasto si può dire che è terminato, il primo impasto. Vediamo com'è la consistenza. Assicuratevi che sia elastico in questo modo. Ok, impasto terminato, spolveriamo leggermente il banco e spostiamo il preimpasto sul piano da lavoro. Gli diamo una sistematina. Il primo impasto a questo punto è terminato. Lo mettiamo in una ciotola, possibilmente stretta, in modo che ci accorgiamo quando triplica di volume, e lo facciamo lievitare a temperatura di circa 25-28 gradi, quindi se riuscite poco poco più caldo, vi consiglio nel forno, magari con la luce accesa o lo accendete giusto 20 secondi e lo spegnete subito. E deve triplicare di volume, quindi regolatevi in base al volume. Dopodiché faremo il secondo impasto. Il nostro primo impasto dopo 11 ore è ben lievitato, ha triplicato di volume
e adesso siamo pronti per fare il secondo impasto. Per il secondo impasto partiamo mettendo nella planetaria tutto il primo impasto. Metto tutto il primo impasto e la farina. E faccio partire la planetaria a velocità abbastanza bassa. E facciamo girare la planetaria fino a completo assorbimento della farina. La farina è assorbita. Possiamo buttare quindi lo zucchero e appena sarà assorbito possiamo mettere dentro la metà dei tuorli. Giusto qualche minuto e lo zucchero è già assorbito. Possiamo mettere quindi la metà parte dei tuorli. E li facciamo assorbire. Assorbita la prima parte dei tuorli, mettiamo i 3 grammi di sale. Questo aiuterà un po' la formazione della maglia glutinica. Giusto una 30ina di secondi, un minuto, che facciamo assorbire il sale e mettiamo la restante parte dei tuorli. Inserita la seconda parte dei tuorli, quindi la restante parte, possiamo alzare di poco poco la velocità della planetaria. Quando l'impasto inizia a staccarsi un po' dalle pareti e l'impasto sale verso il gancio, vuol dire che la maglia glutinica si sta formando bene, come in questo caso. A questo punto inseriamo il mix aromatico che abbiamo preparato il giorno prima. Qualche secondo dopo aver inserito il mix aromatico, iniziamo già a mettere il burro a pezzetti. Il burro è naturalmente morbido. Ne mettiamo metà, facciamo assorbire e formare bene l'impasto e mettiamo l'altra seconda metà. Allora, adesso siamo a 16 minuti e 30 e manca la seconda parte del burro più le sospensioni, cioè la mandorla e il cioccolato. La prima parte di burro è assorbita e inseriamo la seconda, la restante parte. L'impasto sta terminando, nell'ultima fase abbiamo alzato anche un po' la velocità delle planetarie. Arrivato a questo punto abbassiamo la velocità a minimo e inseriamo le sospensioni. Qualsiasi cosa mettete, non c'è bisogno che si impasti ancora, ma solo amalgamare gli ingredienti. Una volta miscelate per bene le sospensioni possiamo spegnere la planetaria e far riposare l'impasto circa mezz'oretta. Dato che non è un'impastatrice professionale che riesce a ingordare bene l'impasto, l'aiutiamo un pochettino in questo modo, coperta naturalmente con qualcosa per non far prendere aria. L'impasto ha riposato 15 minuti. Adesso facciamo fare giusto qualche giro per dare un po' di forza e lo fermiamo di nuovo altri 15 minuti. Perfetto. Lo copriamo, ci vediamo fra 15 minuti. Ok, altri 15 minuti sono passati. Facciamo fare quindi un altro girettino all'impasto. Spostateci l'impasto sul piano da lavoro, ci facciamo una leggerissima infarinata sul banco e ci aiutiamo con la spatola per la perlatura. Dato una sistemata all'impasto e messo un pochettino in forza, lo copro direttamente con la ciotola della planetaria e lo faccio stare, lo faccio puntare circa un'ora. Terminato il riposo, quindi la puntata dell'impasto, adesso è il momento di formare la pallina e metterla nello stampo. Per formare la pallina naturalmente ci aiutiamo con una spatolina e iniziamo ad infarinare un pochettino l'impasto, giusto un pochettino. Cerchiamo di stringerlo il più possibile. Ok, arrivato a questo punto, una volta messo in forza, lo mettiamo in un pirottino da 750 grammi. Messo nel pirottino,
lo lasciamo lievitare fino al raggiungimento del bordo. Io per comodità lo metto nel forno con la luce accesa, ci vorranno circa 7-8 ore. Il nostro bel panettone è pronto per essere infornato. Ha raggiunto il bordo dello stampo ed è andato anche un po' oltre. A questo punto preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Ci prepariamo un taglierino o un coltello affilato e una noce di burro. Tagliamo il nostro bel panettone formando una croce. Dopodiché inseriremo una noce di burro al centro. Arrivato a questo punto possiamo infornarlo, quindi come dicevo prima a 180 gradi per 20 minuti. Dopo passiamo a 170 gradi per 25-30 minuti al massimo. Dopo i 20 minuti di cottura, come dicevo prima, abbassiamo il forno a 170 gradi e in più ho inserito un foglio di carta d'alluminio sopra in modo da proteggere il panettone dalla resistenza, dato che siamo in un forno di casa dobbiamo adattarci in questo modo. E ne ho messo un altro di sotto. Questo è un piccolo consiglio per evitare di bruciare il panettone sopra e cuocerlo meglio all'interno. Appena sfornate il panettone, non dimentichiamoci di usare, se avete le pinze per il panettone va bene, usate giustamente quello, altrimenti con due ferri per la lana ci adattiamo. Lo infilziamo da parte a parte e lo mettiamo a testa in giù su due supporti che preferite. Poi in modo artigianale a casa giustamente ci adattiamo come meglio possiamo. E lo lasciamo a testa in giù per una notte intera o comunque 10-12 ore. Il tempo di raffreddarsi ed evitare che l'umidità all'interno faccia collassare il panettone. Eccoci qua col panettone freddo. Prima di tagliarlo però volevo darvi tre consigli, che sono i punti chiave per la buona riuscita del panettone. Il primo è rinfrescare il lievito almeno due volte prima di impastare, a 3 ore di distanza più o meno l'uno dall'altro. Il secondo è far ingordare bene il primo impasto nella planetaria, cioè fare le pause, in modo che aiutiamo un pochettino la planetaria ad impastare. E l'ultimo consiglio riguarda la lievitazione, sia del primo impasto soprattutto farlo triplicare di volume e sia il secondo impasto farlo arrivare al bordo del pirottino. Detto ciò, vediamo com'è venuto questo panettone. Ok, la struttura non è male, questo considerate che abbiamo cotto in un forno di casa, però è sofficissimo, ha un buon profumo. Ottimo, buonissimo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina in modo da restare aggiornati per i prossimi video. Se provate a rifare la ricetta oppure avete qualche dubbio, non esitate a scrivermelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, enjoy!